Nice. Allora, lasciamo la zuppa rosolare. Lasciamo la zuppa, io l'ho chiuso un pochino. Siamo con il fiamme molto basso, praticamente Ok, questo abbassato. è finito e devi solo aggiungere qualsiasi verdura che vuoi, che ti piace, Ok. e poi servi così con riso o con pasta di riso. Mio marito piace Ok. andare con riso Col e riso, ah, ok. sta cucinando, puoi mettere un pentole di riso per cucinare la stessa volta, così sarebbe. Ah, ok, perfetto. Ok. Allora, abbiamo fatto questa zuppa che tu la puoi anche mangiare. E sì, non metti la pasta, non vuoi mettere una pasta con le paste cinesi, con le paste. Se vuoi mettere pasti cinesi, puoi aggiungere pure alla fine, perché ovviamente ci vuole poco tempo di No. cucinarlo. Ok, O se è ok, cotto dopo ok. 5 minuti. Quindi se vuoi, puoi mettere anche nella zuppa, puoi mettere direttamente. O qualsiasi persona piace più, se stai in dieta, che questa è una zuppa senza grasso, è piena di proteine, vitamine, molto buona se stai in dieta pure. Ma se Ok. vuoi aggiungere qualcosa di tipo di carboidrati ma senza calorie, puoi aggiungere quelli noodle, si chiama shirtak, Cheetah. cognac Cogna, e qual è il colore? Perché io ho visto ci sono tantissimi. chiama shirataki e viene da un radicchio. Ok. È un tipo di pasta senza calorie, sembra così. Metti nell'acqua calda, dopo 5 minuti sono cotti e Ok. poi ti fa piena, ti senti bene, Ok. ti Quindi senti le due opzioni possono essere. bene. Puoi anche fare questi. Ok, quindi puoi essere il riso separato, lo mangi con la zuppa, oppure Ora puoi puoi mettere mettere il pasta la cinese. pasta che non contiene carboidrati, questa pasta qua che dici. Se Magari dopo me lo mandi così lo scriviamo, così la gente lo può anche comprare perché può essere, magari chi non vuole mandare il riso si mangia questa pasta senza carboidrati asiatica, che penso si trova facilmente. Dove lo compri tu in questa pasta? cosa? Dove lo trovi? Adesso ho comprato online perché dove vivo io non ci sono i supermercati dove puoi trovare queste cose esotiche, quindi che io sono nel villaggio, quindi io compro da Amazon.it e arriva dopo un giorno. Ok, quindi online lo possiamo trovare, ormai Però qua penso che tutti stai in quanti. città, puoi trovare qualsiasi supermercato Certo. grande o qualsiasi negozio, supermercato con cibo asiatico, puoi trovare tutto. Certo. Allora, abbiamo fatto, dopo che abbiamo fatto questa buonissima pasta, io l'ho messa a 5. Che cosa vogliamo raccontarci, Giuliana? Tu ci hai detto tante cose carine, ci hai detto pure i gossip, il segreto per i ciclisti che fanno ciclismo, che spendono tante ore sulla bicicletta, che hanno problemi. Come si dice una parola carina? On video, who speak English, I was telling her my secret. When I get bad saddle sores, I stick a little bit of coconut oil on it when I take off my shorts at night before I go to sleep. And when I wake up, I'm good as new. I can get back on the bike and the sores heal like overnight. So if you want, it works really well. E poi tu dicevi bevi tanta quanti litri secondo te di acqua di coco di acqua tu bevi quando fai per esempio la mattina tu ti svegli vai ancora fai un giro in bicicletta di un'ora, mezz'ora, 20 Sì, minuti? e io Cioè, non qual è l'idratazione mangio migliore? Bere prima, bere dopo, durante? quando stavo facendo allenamento molto serio, ho preso sempre a mattina un cucchiaino di olio di cocco condensato, molto condensato, con il caffè e niente. E sono uscita in bicicletta 4 ore prima di mangiare. Ho avuto sempre la forza. Poi in una borraccia ho messo sempre acqua di cocco, un borraccia poco, un borraccia normale. E così ho bevuto mentre facendo allenamento. E faccio ancora così. Invece, quando torno dopo una
un giorno di allenamento forte, bevo sempre acqua, ma non solo allenamento, se sono sotto il sole, ho lavorato sudando tanto, ho perso tanti elettroliti in qualsiasi modo. Certo. Adesso sto costruendo una casa, quindi dopo un giorno di prendere il sacco di cemento sulla spalla e sono proprio cotta. Io bevo questo per riprendere un po' di forza dopo che mi sento giù. Quindi questa è una cosa che è fantastica per tutto, non solo per lo sport. Sì, sì, infatti io non sono una donna sportiva, però adesso spendo tanto tempo sul computer, seduta. E secondo me anche il fatto che tu sei troppo tempo con questi i monitor, queste luci, no? Ti tolgono, io mi sento, non è che mi muovo, però è una stanchezza mentale ed è bruttissimo. E quindi secondo me, io per esempio, quando sono troppe ore col computer, bevo tanto, tantissimo. Io sto col mio litro, oggi mi sono finita, io da sola, 2,5 litri di acqua di questi qua, da questa mattina. E ho mangiato, ma oggi sono stata golosa, ho mangiato 2 cornetti, perché lo mangio ogni tanto. Va bene. E non sono in Italia, ho detto vabbè, prendo 2 cornetti. Poi, è una colazione standard italiana, sì. Sì, c'ero così emozionata, ma sono mangiata 2, neanche uno, vabbè. E poi che ho fatto? Ah, mio marito ha fatto un'insalata buonissima con un yogurt e verdure, yogurt, no yogurt, è una specie di, adesso non lo so, ma è come una... una cosa bianca, adesso non mi ricordo, ma era molto delicato. E adesso mangio la zuppa, vedi? No, sì, io lo uso per tante cose, anche per fare una bella cocktail, per fare una... Brava, allora, la prossima volta abbiamo detto che facciamo il cocktail. Facciamo un cocktail. Io mi piace molto fare una pina colada frozen, che metto il pineapple, ananas congelato. Sì. Con acqua di cocco. Ok. Frullato così e poi aggiungo il rum. No! Allora lo facciamo la prossima volta. No, allora ti scrivo, mi mandi... Senza latte, okay. Senza acqua di cocco, preferisco che è più leggera, di fare acqua di cocco. E lo metti col rum dopo alla fine, quindi fai il... Sì, frulla l'ananas. Ok. Che è freddo, l'ananas che è preso da frigorifero. Freezer. Faccio frullato quelli là con l'acqua di cocco. Ok. E aggiungo alla fine il rum. Fantastico. No, allora la prossima volta facciamo questa ricetta. Ce lo beviamo. Facciamo un giovedì, un venerdì, che siamo a fine settimana. Allora, controlli la zuppa. Yes. Adesso puoi aggiungere i carote o qualsiasi verdura che hai scelto. Puoi mettere. Allora, tolgo, si vede che io non ho, tolgo questo, si vede la zuppa qua, metto le carote, quindi stiamo finendo la nostra bella zuppa. Sì, metti tutte le verdure, put whatever vegetable you decided to put, if it's carrots or if it's zucchini or whatever. E il nostro, quanto di... Aspetta, non metti le verde, metti il verde alle fine. Ah, ho già messo. Se hai messo qualsiasi cosa, non c'è problema, lasciai, non c'è problema. Solo metto sotto. I carotti hanno bisogno un po' più tempo di cucire. È vero. Vabbè. Vabbè. Non cambia molto. Lo rimettiamo dopo. Non cambia molto, non aspetta. Ok. Solo 3 sono rimasti, va bene. Spinach or whatever kind of green leaf thing you decided to put in it, you're gonna put devo coprire anche se before you serve. You don't need to cook it. So ok, bella. And if you want, se vuoi puoi anche aggiungere poco di pepe nero. Pepe nero, ok. Pepper, if you like that. E poi fai un assaggio, se c'è abbastanza sale, se non c'è abbastanza puoi aggiungere un po' di sale, un pochino, ma al solito non si serve. Non lo aggiungo, meglio di no, lascio così.
Poi se, alla fine chi lo vuole mettere? For salty, you could add a bit of salt now, otherwise buono. It'd still be okay without because the fish sauce. Wow, sono sorpresa del mio della mia tuta che cucina. Buono. Ok. Come ci sentire il lemongrass, no? Sì, è quello che gli dà tanto sapore. Infatti c'è un'altra zuppa che a me piace molto, che si chiama la zuppa di cocco, anche fatta con il latte di cocco. Latte di cocco, sì, la, è una zuppa thailandese, è deliziosa. Sì, che usano sempre il latte di cocco e anche questi spezie. Sì, sì. Lì sì. Puoi usare il latte di cocco. E mi ricordo una volta me l'hanno servito in Germania, a Berlino, proprio nell'ananas, nella frutta, era fantastico. E queste qua lo servono nel cocco, perché quando vedi? Hai scottato tutto il cocco, metti la zuppa dentro dopo e la mangiano così, è bellissimo. Oh, quello non ce l'ho, il cocco vero. No, è quasi impossibile, ma abbiamo l'alternativa migliore che c'è. È vero, ok, mi mangio questo. Buono. Buono, buono. Allora. Ok, se le carote sono quasi pronte, puoi anche mettere gli spinaci. So if your carrots are almost cooked or your vegetables are almost cooked, you can add lastly. Allora, faccio vedere la zuppa. Ta-da! Ecco, bella faccia. Bello. Sì. It is looking and smelling good. Sì. C'è una bella profumo. Abbiamo messo abbiamo messo come ultimo ingrediente le carote. Non guardate questo verde che mi sono svegliata. Questi sono le spinaci che lo mettiamo alla fine solo per pochi minuti, così rimane un po' croccante, non rimane troppo cotto. Sì. Infatti, se non mangiate adesso, puoi anche togliere dal fuoco e poi riscaldare prima che servi. Però, okay, prima che servi nei piatti, puoi togliere il lemongrass. Ah, ok, perfetto. Se vuoi servire così, ma fa sapere alle persone che non deve mangiare quelli. È vero, perché sennò se lo mangiano. Puoi togliere le zenzero e il lemongrass prima da mangiare. O puoi lasciare, ma devi solo far sapere tutti che le mangiano, che non devono mangiare le zenzero e le spezie. Buono. E questo. Bene. Questa è tra le mie zuppe preferite da mangiare. Allora, devo dire che è perfetto per il tempo che fa adesso, perché io qua... Non so come il tempo da voi, ma qua fa un freddo, come si dice a Roma, un freddo cane. È ricominciato a essere freddo, no? Da 1 o 2 giorni pure qui. Era molto caldo da una settimana fa, improvvisamente caldo. Infatti oggi ci voleva la zuppetta che farò. È molto semplice, diciamo oggi... Abbiamo fatto, ci sono pochi ingredienti. Pochi e buoni. Allora, pochi e buoni. È pronta. Pronto? Mi è sempre pronta, sì. Ok. È tuo? Sì, penso di sì. Devo provare. Sì, perché anche a me piace le carote non troppo cotte. Vabbè, se vuoi mangiare adesso puoi anche cucinare. Sì. Allora, intanto facciamo così, guarda. Allora... Posso già servirlo, e così magari per un piattino, così lo faccio vedere la fine del piatto. It's good, guys. It's good. You're messing it. Don't do it. Yum. Allora, facciamo così. E io ho già messo il mio, e questa è la mia zuppina. Mm. Ah, very fancy. Bella. Bello, mi piace ciò. Bello. Molto. Bellissimo. Ta-da! Allora, questo me lo mangio io, che dopo l'ho messo troppo tardi, però vabbè. Mm.
Guarda che caos ho fatto, però va bene. Poi pulisco. Giuliana, grazie mille. Abbiamo fatto una buonissima ricetta. Sì. Mi è piaciuto molto. Allora, la prossima, il nostro appuntamento sarà il room con frutta fresca e acqua di cocco. Che farà, spero, più caldo. Aspettiamo un po' di... Sì, aspettiamo l'estate e facciamo una bel cocktail frozen. Sì. E poi il rum mi piace più del... Perché il rum è più... A me piace più il rum, per esempio, che... No, non è che sono esperta di alcol, ma il rum è meglio nella pancia che tipo il vodka non potrei, perché il vodka mi fa... Anche io. Mi fa venire la testa... No, mi fa impazzire, no? Sì, la testa. Allora, grazie mille Giuliana per la nostra deliziosa zuppa, lo faccio vedere ancora. È un piacere. Guarda, ci salutiamo così e ci sentiamo. Io sto ancora facendo un pochino bollire, se chi vuole, le carote. Fammi vedere la tua zuppa, così la vedo. Dove sta? Aspetta, dove sta? Yeah! Uguale. Faccio una foto, troppo bello. Non so come si fa la foto. Va bene. Allora, grazie a tutti. Questa è stata la nostra zuppa con Giuliana. Ci ha dato anche qualche tips su come, quando si va in bicicletta, quanto bere acqua di cocco e come usare anche l'olio di cocco per i ciclisti. Ci ha detto un segreto, un piccolo segreto. Segreto intimo. Un segreto intimissimo. Ok. Sì. Allora ciao. Allora, un bacio, buona cena. E ci vediamo presto. No, ci vediamo per il live, per il rum e la frutta fresca.